essere clutch è forse la cosa che rende il basket così bello da vivere e così appassionante da seguire. Per chi non mastica i termini della palla al cesto di oltreoceano, si definisce così quel giocatore o anche quella squadra che si esalta quando il momento è decisivo per determinare la vittoria o la sconfitta. Nell'ordine lo sono stati Alessandro Gentile e la più Old Wild West Udine domenica pomeriggio al Carnera, mentre non altrettanto è stato l'avversario Anumba. Non può prescindere da un clamoroso overtime l'analisi del successo della squadra di Finetti, guidata da un Ale Gentile in versione Eurolega, semplicemente immarcabile e in difesa, in grado di fare giocate decisive anche a fronte di un tecnico concessogli in maniera troppo affrettata. Poi ci ha pensato Anumba, troppo agitato nel tentativo di tap-in, che è diventato infatti tap out e che ha fatto sfumare una potenziale vittoria a Rimini che sarebbe stata immeritata per Udine, con il pubblico del Carnera che è esploso in un urlo liberatorio di gioia. Pur a fronte di qualche piccolo blackout, infatti, la più ha meritato la vittoria con giocate significative e tanta applicazione, anche qualche scintilla come quella tra il coach e Palumbo, ma sono queste anche le cose che fanno crescere il gruppo. Non ha bisogno di cementarlo ancora di più invece Cividale, che ancora senza Rodney Clark continua a stupire, sbancando anche il Paladozza. Se parliamo di squadre clutch, le Aquile di Pillastrini sono al primo posto, con quella di Bologna che è l'11ª gara del campionato finita con meno di 5 punti di scarto, con 7 vittorie e 4 sconfitte come bilancio complessivo. Però il più 3 nell'infuocato Paladozza racconta poco della superiorità in campo avuta dai gialloblu, che si confermano bestia nera della F, già superata all'andata con risultato simile. Coach Dal Monte resta incenerito da un Rota davvero on fire, e con il solito contributo dei vari Miani, dell'Agnello, Cassese, si potrebbero nominare un po' tutti. Le gambe dei Ducali non tremano di fronte al ruggito dei Fortitudini a Basket City, e il bis dopo la vittoria contro Pistoia è il miglior preludio per la sfida casalinga contro la capolista Tramec 100, dove la Web sogna il trittico perfetto che servirebbe anche alla più Old Wild West Udine, la quale a sua volta domenica andrà a sfidare il Paladozza con la Fortitudo ferita e quindi forse tra i peggiori clienti possibili per trovare la quarta vittoria nelle ultime 5 partite. Chi conosce solo i Maroon, Glaces, non è lo stesso significato, non è lo stesso concetto, perché quello che andava a evidenziare Stefano è quello che è successo a Udine in una partita bellissima vinta sul fil di lana con giocatori di altra categoria. Uno su tutti, avremo un nostro approfondimento molto molto significativo su quello che è quasi un UFO per questa categoria, Alessandro Gentile. E poi tanto onore per Cividale, che va a vincere con merito. Lo avevamo detto, addirittura qualcuno ci aveva detto che stavamo gufando Cividale, pensate un po', cari tifosi di Cividale, qualcuno me l'ha detto, non era questo, pensavamo assolutamente che sarebbe andata così, e così è andata, e chissà cos'altro può succedere nella stagione delle Eagles, perché questa è una squadra che veramente adesso può andare chissà fino dove, e se lo merita, si merita tutto quello che sta ottenendo sul campo. Di questo e altro parleremo insieme, parleremo con uno dei grandi protagonisti dell'anno scorso, di quest'anno, e chissà in futuro anche in questo caso dove potrà arrivare un prospetto, ormai un ex prospetto, una realtà, Ethan Esposito. Ciao Ethan, ben ritrovato. Ciao, ciao. Cara Martina Mosetti, ciao, ben arrivata. Ciao. Guardia dell'APU femminile, dell'APU Desser femminile, 13 partite su 15 vinte, ci rimane sempre questa Milano qua tra i denti, come lo spinacino fra i denti, vero o no? Sì. Bisogna risolverla questa cosa qua in vista dei playoff, perché siete forti, 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 poi ci arriveremo e parleremo di cosa può essere mancato in quel doppio confronto. Ormai è sempre qua da noi, ci saluterà perché ritorna chi e che ha creato anche questa trasmissione, tra poco ha finito di fare le vacanze ed è il suo compleanno, il compleanno di Roberto Premier, che fa 74 anni oggi, no scherziamo, 65, auguroni, intanto salutiamo il nostro Andrea Paderni. Ciao Andrea. Buonasera a tutti, insomma sono fiero di sostituire Roberto, però adesso insomma che ha raggiunto l'età della ragione è giusto che torni insomma al suo posto. Con calma, gli abbiamo augurato 5 di questi giorni oggi, non l'ha presa benissimo, ma non importa, comunque Andrea, visto quanto ci piace nei commenti, sarà ancora con noi magari in altre soluzioni, ma non vogliamo perderlo per strada. Stefano Giovanpietro, ciao Ste. Ciao Max, come al solito, tra l'altro abbiamo Glaces, che non sei altro. Non sono Glaces, e qui dietro tanta carne al fuoco, anche perché Udine ci ha aggiunto anche un overtime, ma tante cose da vedere, belle da analizzare di questo processo di crescita. Ricordiamo 3 vittorie su 4 nella gestione
Finetti, quindi sicuramente tanto di positivo. Anche il numero di telefono 349-308-1741 se volete scriverci, visto che siamo interdisciplinari, c'è anche Lazio-Milan e lo vedete nel biscotto. È 1-0 gol di Milinkovic-Savic, perché oggi si chiude il turno di Serie A, quindi davvero tanto da vedere e da analizzare. Anche prima di presentare l'ultimo ospite, una grafica che vi proponiamo della LNP Social, che abbiamo con l'aiuto della regia, il miglior quintetto di questa giornata, perché insomma il Friuli domina, c'è Eugenio Rota come play e vedremo come ha davvero entusiasmato al Paladozza, ma inevitabilmente c'è Ale Gentile che ha fatto una partita strepitosa insieme a Copland, Ancelotti e Adrian di Forlì. Questo anche per introdurre le tematiche relative alle due squadre friulane, ma in particolar modo alla vittoria davvero tirata per i capelli di Udine, con Pietro Colnago. Ciao Pietro. Ciao Stefano, ciao a tutti, buonasera. Buonasera. Vittoria entusiasmante per come è arrivata quella di Udine, che sicuramente ha fatto sobbalzare sui seggiolini del Carnera tante persone, se non tutte. Quando finisci la partita di un punto, il mio grande massaggiatore mi diceva: un punto sei anche massa, bastava anche mezzo per vincere la partita. È qualcosa che ti riempie il cuore di gioia, soprattutto perché hai giocato una partita di sofferenza, anche se condotta in maniera diversa, comunque per 40 minuti. Hai agguantato supplementare grazie a due tiri liberi di Brisco. Poi dopo, se voi andate a vedere i numeri dell'overtime, noterete che sulla casella canestri segnati c'è un giocatore solo, e si chiama Alessandro Gentile. Ha fatto 1, 2, 3, 4 canestri e ha preso il rimbalzo difensivo finale. Prima avete parlato di UFO, io ve l'avevo già detto forse qualche settimana fa, perché lo conosco un po' bene e l'ho visto quando era bambino. Questo è un giocatore di talento immenso, dalla portanza fisica immensa e dall'intelligenza cestistica immensa. È stato sfortunato, ha fatto degli errori, certo, e quindi gli errori li ha pagati, ma è un giocatore che può fare veramente di tutto vicino al canestro. Adesso ha capito che non può più tirare da 3 punti, quindi si è anche spostato più vicino al canestro, ma con quella fisicità può giocare fino all'Eurolega in quella posizione. Dall'altra parte invece non è bastato un Johnson di grandezza stellare, ma sai, quando segni 34 e perdi la partita forse sei ancora un po' arrabbiato. Chi non è arrabbiato e non deve essere arrabbiato, anzi deve essere felicissimo, invece ci migliore, perché la sua vittoria è stata la vittoria di quel sistema di pilastrini che costruisce senza avere grandissime stelle. Cioè un sistema che funziona perché ci sono gli uomini giusti al posto giusto, che fanno i canestri giusti al momento giusto. E quindi, sai, quando Rota ne fa 24, quando Della Nera ne fa 16 e non è la prima volta, significa che non è un caso e che quindi questa squadra può arrivare dove non si sa, ma in alto, se continua a giocare questo tipo di sistema. Poi è ovvio, se ci saranno degli adeguamenti, ci saranno dei battezzi, come si chiamano in gergo, e ci sarà qualcosa da cambiare, vedremo se sono in grado anche di cambiarlo, ma finora questa è una macchina quasi perfetta. Molto vero, molto vero. Oggi c'è stata la conferenza stampa del presidente Alessandro Pedoni, in cui ha voluto spontaneamente fare un po' il punto della situazione. Era un po' di tempo che non si esprimeva il numero uno in casa APU. Intanto partiamo con la nostra prima grafica. Abbiamo scelto Ethan in considerazione appunto del nostro ospite. Intanto 2-0 Lazio, Zaccagni, giocatore superlativo. Allora, Ethan che va in sottomano, la paura fa 81 ovviamente come i punti realizzati. Oggi il presidente Pedone si è espresso all around, un po' su tutto. Partiamo dal primo contributo, quello che abbiamo mandato anche al TG, no Ste? Sì, sicuramente ha parlato di quella che è la tematica più calda, quella del cambio di allenatore avvenuto ormai qualche settimana fa. Ha parlato anche del momento della squadra e di come voglia viaggiare un po' più low profile da adesso alla fine del campionato. Sentiamo. Noi abbiamo il privilegio della pressione
questo va ricordato, che è un privilegio che dobbiamo gestire con attenzione, ci stiamo provando. Nessuna squadra che io conosco si iscrive al campionato con l'obiettivo di perdere, io non ho memoria nell'agonismo di gente che faccia questo tipo di dichiarazioni, né nessuno di noi quest'estate ha dichiarato che saremmo stati l'ammazza campionato. Abbiamo dichiarato invece che avremmo fatto una squadra forte e questo l'è stato fatto. Abbiamo seguito un po' di logiche nuove sull'assemblamento della squadra, purtroppo durante la stagione non ha dato in termini di qualità dell'espressione del gioco quello che si sperava e questo ha comportato il cambio di allenatore, che ribadisco è un amico, una persona che io stimo molto. I problemi di spogliatoio cominciavano a essere troppi e abbiamo fatto questa scelta. Noi conosciamo molto bene Carlo Finetti, è con noi da 3 anni, è un ragazzo che ha dovuto crescere presto perché è rimasto orfano di papà prestissimo, è stato allenatore, papà era allenatore alla Mensana, lui è stato allenatore delle giovanili a Mensana, ad Empoli, è stato la Stella Azzurra, è con noi da 2 anni, conosce ogni giocatore e lo allena da inizio. Volevamo dare una continuità e volevamo scommettere su un uomo che 24 ore su 24 mangia pallacanestro, vive di pallacanestro e conosce perfettamente ciò che va fatto. Lo sta dimostrando. Io credo che siamo sulla strada giusta. Dobbiamo far musina, dobbiamo portare a casa più punti possibili di qui alle prossime 15 partite che ci separano dall'inizio dei playoff e poi sapremo cosa fare. Insomma, mi sembrano assolutamente emblematiche le sue parole, ribadite nella one-to-one e chiaramente espresse anche nel corso di un concetto molto all'Allegri, no? Di Cortomuso, anche di vincere. Gli è piaciuta molto, inevitabilmente, la vittoria così, in volata, perché fa anche più morale di una vittoria di 20. Assolutamente 30 punti. Sì, e ha detto più volte, lo sentiremo anche nei prossimi contributi: non mi interessa giocare bene, mi interessa fare 2 punti. Due cose, Ethan, già che ti abbiamo qua. Allora, uno è la pressione. Questo concetto io condivido anche nel calcio, l'ho detto in trasmissione quando si diceva l'Udinese che gioca, eravamo insieme con Stefano, l'Udinese che gioca a Genova con la Sampdoria, è la pressione, ma ragazzi, cioè, a parte il fatto che l'Udinese non ha la classifica della Sampdoria, no? Quindi voglio dire, perché la pressione? Ma comunque, come diceva il Presidente, è bello vivere certe partite, è bello vivere determinate situazioni, la pressione... Anche noi che siamo in televisione non l'abbiamo, cioè, la pressione l'hanno altre persone, secondo me, o sbaglio? Sicuramente. No, per noi sì, forse c'è un po' di pressione, ma credo che un po' faccia sempre bene. Ci sta spingendo sicuramente a giocare delle partite importanti, specialmente le ultime 3-4 partite, anche quella contro 100, anche se purtroppo non l'abbiamo portata a casa, credo. Per 30-35 minuti eravamo lì. È vero, è stata una partita diversa, da, cioè non è che come con Cantù che è vittima sacrificale, con Cento la partita è stata giocata e come. Altra cosa, com'è l'uomo, non il ragazzo Carlo Finetti? Secondo me è nato per fare l'allenatore, lo dicevamo anche quando faceva il secondo, per capirsi. Sì, sì, quello sicuramente si vedeva, è un allenatore che sicuramente gli importa molto i giocatori, cioè viene sempre da noi, ci chiede come stiamo, cosa ci serve, quindi sia a livello tecnico che a livello personale. Questo è molto importante secondo me nel dialogo. Andrea, le tue considerazioni su questi due argomenti? Allora, innanzitutto vincere la partita di domenica contro Rimini è stato molto molto importante, perché tra vincerla e perderla cambiava veramente il mondo. In realtà ci si giocava 2 punti, ma averla vinta in questa maniera in realtà dà una spinta, un abbrivio, un'energia positiva che in questo momento è difficile da valutare, ma sicuramente è una spinta importante per la squadra. Cioè arrivare a una vittoria anche attraverso la sofferenza, anche attraverso proprio la sofferenza degli ultimi secondi con quella palla che gira e che esce, lì veramente passa il mondo davanti ai giocatori, all'allenatore, a tutto lo staff, e averla portata a casa secondo me è un ottimo segnale. Un ottimo segnale che arriva dopo una partita che ha visto Udine dominare sul
particolare tecnico dei rimbalzi, venendo invece da una partita dove aveva subito tantissimo. L'avevamo meglio evidenziato. Esatto, no? E invece dopo non so se farete vedere il numero dei rimbalzi di questa partita, ma Udine ha rimbalzo, la partita l'ha dominata. E anche quello è un ottimo segnale, perché se nella partita precedente, insomma, era stato indicato quello come una delle mancanze principali della squadra, ne avevamo parlato anche qua in studio, evidentemente la squadra in settimana ha lavorato su quell'aspetto, ma ha messo in campo un'energia diversa proprio su quell'aspetto. Anche quello è un ottimo segnale. Il discorso di Finetti ragazzo, Finetti uomo, secondo me è molto italiano, no? Cioè Finetti ha 27 anni, devo dire. Adesso c'è gente che ha 27 anni, c'ha tre figli, no? Cioè, quindi Finetti è sicuramente un uomo. Ma soprattutto è una persona che sta facendo un lavoro nel quale deve essere valutato per i risultati e non per l'età che ha, per la carta d'identità. Quindi qua si parla del Finetti allenatore. Io per primo ho sempre detto che quando Finetti Carlo era ancora l'assistente, lo dicevo anche durante le telecronache facendo il commento tecnico alle partite, che se non diventa capo allenatore lui, prima o poi non diventa capo allenatore nessuno, perché si vede che ce l'ha dentro, al di là della preparazione tecnica, anche proprio il physique du role, il modo di porsi nei confronti dei giocatori, oltre che la conoscenza del gioco. E quindi adesso che è diventato capo allenatore, va valutato per i risultati, non per la carta di identità. Ma ci mancherebbe altro. Cioè, giustamente oggi ha fatto anche degli esempi roboanti, sì, il presidente. Lo ha accostato, sì, a nomi importanti. Sì, no? Non è il primo, sì, che diventa allenatore. Scariolo, Messina. Sì. Più in basso come curriculum Cavina, però voglio dire, sì. Sì, ma certamente, ma comunque anche qualora fosse il primo della storia, va valutato per quello che succede in campo. E c'è da dire che in queste quattro partite comunque sicuramente c'è stata una continuità, l'ha sempre detto anche la società, che non voleva stravolgere tutto e cambiare tutto, e quindi c'è stata una continuità con la promozione dell'assistente, non cambiando in toto lo staff tecnico, però si vede la mano di Carlo, cioè è andato a cambiare determinate cose, e forse in questa partita dal punto di vista del gioco offensivo si sono visti cambiamenti maggiori. Poi c'è Ethan in studio, quindi magari infatti volevo fare il palleggio con Ethan, però insomma si vedono la presenza di determinati movimenti, l'utilizzo di certi tipi di blocchi che prima non c'erano e quindi sono stati inseriti da Carlo. Quindi grande fiducia nell'allenatore, che come allenatore farà sempre più esperienza, come tutti, ma come allenatore è fatto e finito. Cioè, secondo me è un contributo personale. A me personalmente l'uomo e l'allenatore piacciono tantissimo, sì, quindi scommessa per me è già vinta in partenza, provare a insistere su di lui, a investire e giustamente tutelarlo insistendo. Assolutamente sì, poi con un gruppo così qualitativo comunque dare fiducia a chi lo conosce bene, secondo me è stata una scelta più che giusta. Abbiamo come al solito i nostri focus personali su determinati giocatori, l'ospite, Gentile e quant'altro, però abbiamo delle difese, si parlava prima di blocchi, abbiamo visto delle cose fatte molto bene da Udine, in questo caso una delle cose migliori che possono accadere nel basket, il giocatore che fa la rimessa, che va a segnare la tripla, con una gestione dei blocchi perfetta da parte di Udine, con l'uscita perfetta di Palombo, qui viene portato lo stagger da Udine con Gentile e Cousin che fermano il marcatore di Sherrill, una tripla che appunto a vederla sembra semplice ma è frutto di movimenti fatti in maniera perfetta. Mi ha colpito l'intensità difensiva questa a fine primo quarto, quando comunque Rimini stava provando un mini allungo, la grande applicazione nei cambi, come qui collassa benissimo la difesa con Pellegrino che rimane bene sulle punte. Qui Johnson magari sì, potrebbe darla all'uomo libero che sta andando a canestro, però viene chiuso perfettamente da un triangolo che poi lo porta nelle fauci di Pellegrino che lo stoppa, poi il secondo tocco sporcato, la ripartenza di Brisco con il no look per Gaspardo che porta poi al fallo, ci sarà poi anche il canestro finale di Brisco, una squadra sicuramente molto applicata nel lavoro difensivo che magari... Questa è un'azione che ho selezionato perché succede un po' di tutto, ci sono alternate cose molto positive come qui la difesa di Antonutti, appena entrato, questi erano proprio i suoi primi minuti in campo, tiene molto bene l'uno contro uno con Masciadri, poi nonostante il rimbalzo offensivo, il buon lavoro di Ethan, la palla sporcata, viene portato via il giocatore, qui Meluzzi chiuso da Sherrill che prova la ripenetrazione stoppata di Gentile, insomma questi sono sintomi di una difesa che sta facendo grandi cose. Qui poi Brisco, non so perché non è riuscito a darla a Ethan, l'ha regalata di nuovo
a Udine, qui c'è il lato negativo della medaglia, da una splendida difesa, forse per la giocata un po' in attesa di Brisco, si è risistemata male e concedono un facile rimbalzo offensivo. Però al rimbalzo abbiamo visto una squadra poi presente che l'ha vinta lì. Due cose, i rimbalzi e cosa state, cioè quanto state cambiando, no? Da un allenatore all'altro. All'inizio, per stessa missione San Severo di Carlo, dice, si è cercato di fare le cose più semplici possibili. Adesso probabilmente state pian pianino cambiando pelle, almeno così, così sembra. Sì, sì, sicuramente. Carlo sta mettendo, diciamo, cose nuove nel playbook, diciamo. E questa settimana ha messo sicuramente molto enfasi nei rimbalzi, specialmente quelli offensivi. In allenamento praticamente minimo 5 giorni della settimana abbiamo fatto appunto esercizi che puntavano appunto al rimbalzo, quindi... E si è visto molto 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 bene, molto molto presenti da questo punto di vista netto. Ti chiedo, Pietro, nella tua lunga carriera di guardone professionista, come siamo noi, no? Ci pagano per guardare, ecco. E la domanda è: un allenatore che subentra mediamente, quanto ci mette a, non dico a far sua la squadra, ma a inculcare concetti nuovi? Altra sotto considerazione, meglio cominciare con un concetto alla volta o da squadra a squadra ti puoi permettere anche due o tre cose sul piatto contemporaneamente? Dunque, alla prima domanda, se avessi la risposta sarei forse un mago e magari miliardario, perché capire quanto ci impiega un vice allenatore a diventare allenatore, a conoscere la squadra e a fare cambiamenti è veramente davvero impossibile. In questo caso, e qui faccio una domanda anche a Itan, questa squadra secondo me ha cambiato la faccia da un punto di vista verticale e non orizzontale, nel senso la transizione tra attacco e difesa attacco è cambiata in maniera sostanziale, perché quando tornate in difesa siete in 5 su una stessa linea, e prima non eravate così, eravate un po' uno da una parte, uno da quell'altra e uno da quell'altra. In attacco invece siete 5 in verticale, perché 3 volte c'è stato il passaggio, il rimbalzo, l'apertura, il passaggio verticale verso l'angolo e 2 rimorchi che passavano sotto, di cui uno eri tu. Quindi significa che da questo punto di vista avete affrettato, accelerato la maniera per entrare nei giochi e per ritornare in difesa. Ho sbagliato? No, assolutamente corretto. È un'altra area, diciamo, che stiamo lavorando già da un paio di settimane, non solo spingere dopo una buona difesa, ma sapere esattamente cosa dobbiamo fare se la transizione iniziale, diciamo, non c'è. Sì, quindi... Tra l'altro ne ho 2 esempi. Vai, perché, vai. Uno è questo, canestro bellissimo, dove Brisco, tanto per cambiare, accetta il mismatch con Antonutti che rimane su Johnson, splendido l'anticipo, e poi subito testa alta, verticale, per Sherrill, 2 punti facili. Poi c'è anche l'esempio più bello, perché l'azione premiata come migliore nella top 10 del girone rosso di Lega 2, altra splendida difesa di Ciccio, che bellissimo, rimane bellissimo sul piede perno di Ogbeide, molto bellissimo, bravo. E poi Palumbo, che subito alza la testa e già sa che lì c'è Gaspardo pronto a inchiodare. Azione spettacolare. Che comunque fa capire... Anche nella stessa prima di Brisco, che poi sbaglia lo scarico all'indietro, una squadra che appena recupera palla corre già in 2-3 lì davanti. Io credo che Udine più correrà e più Gaspardo possa diventare devastante. Vero, cioè, molto sì, vero, molto eh vero. Sì, perché adesso, soprattutto con l'innesto di Gentile, come diceva giustamente prima Pietro, Gentile in questo momento in avvicinamento a canestro è un giocatore che in A2 non può essere marcato. No. La cosa bella di Gentile... tutti stanno sottolineando la sua professionalità, la sua serietà, è una cosa che si vede, perché ogni partita si vede che sta meglio proprio dal punto di vista fisico, quindi si sta allenando e sta entrando in condizione, e quello si ottiene se ci si impegna seriamente, e lui in ogni partita dimostra di stare meglio, di avvicinarsi di più a una forma quasi, quasi ottimale. Dicevo, con un giocatore come lui, che può giocare tanto in avvicinamento a canestro, avere poi la dimensione della transizione con un altro giocatore come Gaspardo, che invece è uno che può correre tantissimo e quindi attaccare proprio lo spazio, la difesa prima che si schieri, Udine può avere una doppia dimensione su questi numeri 3-4 veramente devastanti. Ci è arrivato un messaggio nel frattempo di Giorgio,
che si dice molto fiducioso. Domenica andremo a Bologna, molta fiducia dei ragazzi e soprattutto del coach Finetti, dalla più fan club. Questo è un messaggio che sicuramente. A proposito di Fortitudo, ne ha parlato il presidente Pedone, così apriamo un mini focus sulla partita che attende l'Apo. Noi in questo momento veramente dobbiamo semplicemente pensare a vincere le partite, ribadisco, anche di un punto come domenica scorsa. Questo è l'importante per noi in questo momento, è riempire di fieno la cascina e nel frattempo migliorarci, lavorare, pancia a terra, parlare poco e stare sul pezzo della preparazione migliore, sia atletica che di risultato, di una squadra che, per risponderti anche alla prima domanda, oggettivamente ha tanta cavalleria e ancora non l'ha espressa a pieno. Quadro perfetto della Fortitudo. Volevo chiudere prima, o meglio, poi ci torneremo sulla gara contro Rimini, però la vittoria di un punto che è arrivata qui, era ancora zoomato, con questa azione finale, no? Che veramente è la sintesi del basket, con Johnson che giustamente si prende tutto il tempo a disposizione per l'ultimo tiro, visto che basta un canestro da due per vincere. Comunque difesa di Brisco applicatissima. Temevo un fischio arbitrale. Esatto, allora qua c'è un po' di tutto secondo me, perché diciamo che c'è Gentile che con malizia e esperienza lo spinge, secondo me qui pesta la linea Johnson. Ah, tra le altre cose. Diciamo che l'arbitro qui è la classica situazione, purtroppo e per fortuna non l'ha fischiato, però l'arbitro può decidere qualsiasi cosa, perché il contatto c'è ma non è nemmeno troppo falloso. Lui pesta la linea, forse magari anche un palleggio sospetto. Ogbeide credo che resti in area più di 3 secondi. Siamo nella tonnara totale. Ogbeide si trova questa possibilità di andare a canestro e arriva poi Anumba, che decide di fare la miglior giocata difensiva della sua vita. Gentile prende il rimbalzo decisivo. Mi aveva colpito, e lo facciamo vedere mentre appunto zoom un pochino, la reazione meravigliosa di coach Finetti, che quasi proprio svuotato, finisce come per dire, questa volta finalmente è uscito. C'è il capitano là dietro. E il capitano che mani in testa va da Martellozzi, come a dire, cosa ho visto? Mamma mia. Ma va bene così? No, però giustamente poi Finetti fa l'esempio dei tiri di Carver Anderson, di Marx contro ragazzi, una volta tanto. Che se c'è una società che veramente con la fortuna è ancora in ampio credito è l'APU. Hai visto com'è sarcastico? Ti è venuto da ridere la miglior giocata difensiva della sua vita, si è messo a ridere. No, povero, perché ha fatto una partita incredibile. Partitone. Però partitone, l'ha rovinata. Partitone. Penso, non so, coach Ferrari. Secondo me andava dentro comodamente quel tiro lì, cioè obiettivamente. Però lì se lo può raccontare lui, cioè ti viene magari, non so. Temevi di essere anticipato che ci fosse il tap out di qualcun altro, è ovvio, però la bravo sensazione lui. Beh, ma stava anche scadendo il tempo, no? Cioè se fosse stata, cioè c'era anche pochissimo tempo, quindi magari aveva paura che scadesse, non lo so. Martina, ti è mai capitata una situazione del genere in cui l'avversario ti fa un favore? Favore sì, pensavo mi chiedessi se ha fatto il tap out e ti avrei detto di no. No. Però sì, che ti fanno una giocata del genere, che alla fine in spogliatoio non si hanno più notizie di questo giocatore, vabbè, è l'altra parte, no, però è successo, sì, succede. Sì, probabilmente mi è successo. Sì, anche qualche bella autocanestro. Sì, anche qualche bella autocanestro, non male. Senti, Pietro, una considerazione e poi voltiamo. Che partita ti aspetti a Bologna? L'altra volta io mi sono sbilanciato sulla vittoria di Cividale. Secondo me Udine parte favorita di nuovo, c'è molto casino a Bologna. Occhio che ti danno del gufo. Mi danno del gufo di nuovo, molto casino a Bologna, molto molto casino. E una piazza come quella che ti dà tanto in termini di tifo, ti toglie anche tanto. C'è molta, direi, molta confusione da un punto di vista proprio di capire come sta girando quella squadra. Cioè, il tifoso Fortitudo è un tifoso che non perde mai la fede e soprattutto non perde mai l'entusiasmo. Quello che cerca di trasmettere alla squadra è proprio quell'entusiasmo che molto spesso in passato, anche nei campionati superiori, ha fatto la differenza, facendo vincere la squadra in situazioni anche difficili e anche proibitive. Ecco, quell'entusiasmo io in questa squadra, in questo momento, lo vedo poco, ma lo vedo poco perché anche loro, da un punto di vista di fortuna e sfortuna, credo siano abbastanza in credito, ma è la costruzione del gioco che mi lascia così abbastanza perplesso, perché la prima cosa che va male
vedi le teste che si abbassano, nonostante le teste dei tifosi intorno al palazzetto continuano a essere alte e continuano a gridare. È una situazione psicologica, secondo me, che deve essere risolta al più presto, altrimenti siamo già tardi da quel punto di vista per poter capire fino a che punto può arrivare quella squadra e fino a che punto può essere competitiva. Ti dico un'altra cosa, Pietro, curioso, magari è solo curioso, magari sono io malpensante. Funzionava benissimo la F, è tornato a Radori, 2-2 sconfitte, brutte anche. No, non toccarmi Pietrone perché... No. Pietro è un giocatore che dà sempre il cuore, che dà sempre l'anima, che si butta per terra, che fa canestro e che è anche un giocatore, lo dimostra il suo passato, di grande talento. È probabilmente una questione, ripeto, di blocco psicologico che deve essere rimosso e non è la cosa più facile rimuovere questo blocco psicologico quando devi affrontare Udine, che è una squadra invece che è vivissima e che è in grandissima ascesa, di grandissimo entusiasmo e non sente la pressione, perché questa squadra, vincendo quella partita, è eliminata dal suo vocabolario la parola pressione. È vero. Allora, prima del break, una serie di approfondimenti su Itan. Sì, assolutamente sì, perché giustamente abbiamo preparato quelle che sono state le giocate migliori della partita di Itan Esposito. Questo è un canestro molto ben costruito di squadra, con l'end-off con Brisco, poi sfugge via alla marcatura, contiene anche, assorbe il contatto presunto di Ogbeide e va a segnare il canestro, uno dei due canestri della partita di Itan, che anche qui va in pick con Palumbo, bravo subito, sempre piedi veloci, a prendere palla e aggredire immediatamente il canestro con la difesa che non riesce a chiuderlo. Qui c'è un assorbimento del contatto ben diverso, ben più di grinta. Secondo me era anche fallo. Probabilmente c'era anche fallo e altro canestro. Sempre a proposito di falli, perché giustamente è giocatore di presenza fisica sotto canestro, anche qui prende bene palla, vede il corridoio comunque subito molto disponibile, va sotto, fallo netto, nettissimo di Masciadri e poi viaggio dalla lunetta, ma anche tanto lavoro difensivo. Abbiamo sottolineato l'applicazione di tanti giocatori, di Antonuti, di Pellegrino, qui anche accetta subito il cambio con Johnson, lo tiene davvero molto bene, una delle azioni in cui l'americano di Rimini ha avuto le maggiori difficoltà, rimane fino in fondo, qui probabilmente magari un mezzo passo di troppo, ma non si può chiedere di tutto, perché Johnson riesce a trovare il corridoio, però qui c'è la squadra che non aiuta, diciamo un lavoro un po' vanificato, perché in due con Brisco che si perde il taglio cieco alle spalle di Masciadri e arrivano a due punti facili. Quindi comunque però abbiamo visto una partita tutto tondo. Domanda ultima, la tua perimetralità, il tiro da tre punti, quanto ci lavori sopra? È abbastanza, è una cosa che ci sto lavorando già da un po' di tempo, sicuramente da quando sto a Udine, con Carlo, quando era vice allenatore l'anno scorso e anche quest'anno, con lui tantissimo. È una variabile che è stata esplorata più volte, è venuta soprattutto con buoni risultati, quello dico io, cioè evidentemente... la tua situazione è tutta in evoluzione. Adesso ci voglio tirare tre punti, che altre cose verrai su a portare palla anche, non lo so, prima o poi. Piano piano. Piano piano. Vediamo. Noi ci fermiamo, amici, siamo a metà. Torniamo con le ragazze Cividale e poi alla fine tutto su Ale Gentile. Questa mattina il presidente Alessandro Pedone giustamente si è soffermato anche sulle quote rosa, sull'universo femminile dell'APU, 13 vinte su 15, chapeau al tecnico Massimo Riga, chapeau alle ragazze, sentiamole, poi parliamo con Martina. Gli obiettivi della nostra femminile sono sempre quelli dei soliti, chi fa agonismo gioca per vincere, non gioca per partecipare. Poi possiamo essere decubertiani quanto vogliamo, ma insomma alla fine chi entra in campo in qualsiasi sport lo fa per vincere. Loro stanno rappresentando al meglio questo tipo di spirito e io sono convinto che anche quest'anno ci faranno divertire fino in fondo e poi chissà. Eh sì, voglio dire, non dimentichiamoci che questa squadra è abituata ad andare in finale, abituata a giocarsela, abituata a stupire.
E la cosa che mi ha stupito di più, nell'assenza mia di stupore ormai per voi, è che nonostante la sconfitta che appunto avete subito nuovamente come si è ripartiti come nulla fosse. Una partita dominata, giocata bene, grande mentalità. Secondo me la vostra forza vera, al di là della super difesa, giocatrice eclettica, tutto quello che vuoi, che siete fortissime qua dentro. Sì, sì, senz'altro. Poi penso che sia un po' normale di ogni atleta imparare a resettare, imparare dagli errori nel caso della sconfitta e andare avanti, andare in campo la partita dopo pensando a vincere di nuovo. È come, insomma, pensiamo. E secondo te con Milano cosa è mancato? Io ho visto soltanto la seconda partita, non la prima, però la seconda mi è sembrata due squadre molto molto vicine come valori assoluti. Sì, senz'altro, penso che noi potevamo vincerla benissimo, siamo state un po' sfortunate, arrivavamo da una grande vittoria contro la capolista, Castelnuovo Scrivia, giocando tutte molto molto bene, penso che eravamo un po' stanche e mentalmente e fisicamente, questo contro una Milano che alla fine segnava ed era in giornata e dominava sotto canestro, anche a rimbalzo ci ha un po' messo in difficoltà. Però non avete subito dei parziali tali da non essere in partita fino all'ultimo, questo voglio dire. No, anzi, potevamo probabilmente anche portarla a casa verso il finale, siamo state un po' sfortunate, ripeto, qualche errore magari in difesa l'abbiamo pagato caro, ma il campionato è lungo e alla fine le partite che contano arriveranno tra un po', quindi perdere ogni tanto ci anche sta. Questa ragazza è molto brava anche fuori dal parquet, no? Perché praticamente la tua passione... Cosa mi hai detto prima che vorresti fare? No, perché io sono anziano, lei è giovane, cosa vorresti fare tu? UX e UI design. Perfetto, se volete cambiare canale lo potete fare adesso. Se non avete capito, confessatecelo, il numero in sovraimpressione ce l'avete, scrivete, non ho capito. Qualcuno lo sa, lo scriva invece. Sì, vediamo se quindi cosa vorresti fare e cosa stai facendo invece? E al momento sto facendo ancora le grafiche per l'APU, ecco. Ho fatto i calendari, le magliette natalizie, i bigliettini. Il calendario è bellissimo. Grazie. Calendario belli, con i due atleti maschile e femminile per ogni mese, bellissimo. E poi probabilmente anche le magliette per la mia squadra di Coppa Italia che sarà a marzo. E ci puoi svelare qualche anteprima sulla maglietta? No, perché è un work in progress. Ah, hai capito. Che vuol dire? Ci sta lavorando sopra, no? Giusto per capire, work in progress, che se no poi ci perdiamo. Stefano, siamo partiti col Marron Glacé, siamo arrivati al work in progress. Mi spieghi un po' di Cividale, schermata su Cividale, amici della regia. Dove mi ha scritto vietato vietare, assolutamente sì, perché Cividale aveva questo trittico di partite, è a due terzi del percorso, ha battuto Pistoia, capolista, e ha sbancato il Paladozza, ovviamente sempre difficile, anche se abbiamo detto una squadra un po' in difficoltà, e si affaccia alla partita contro Cento, altra capolista, che tra l'altro sabato penso molti occhi saranno sul Palagestico per vedere come andrà. Una partita vinta con, l'abbiamo detto, lo dicevamo prima della trasmissione con Andrea, con la tipicità dei suoi giocatori, ha segnato molto da tre, in questo caso vediamo per esempio una tripla di Battistini, che di ruolo nella vita fa il lungo, ma che è molto bravo a staccarsi e a segnare una tripla, sintomo di questa insomma di questo eclettismo dei giocatori è anche Gabriele Miani, che anche lui molto bravo nel pick and pop con Eugenio Rota a staccarsi e a segnare. Ancora più esemplificativo qui addirittura due lunghi che vanno in pick and roll, Miani blocca, Dell'Agnello pilota il pallone, ottimo roll da parte di Miani, i due difensori di Bologna, Davis e Cucci, non si intendono, non capiscono chi deve cambiare su chi, e Miani segna due punti facili. Però non possiamo non parlare di questa partita, di questa vittoria, se non con i 24 punti di Rota e alcune triple che effettivamente sono davvero incredibili da distanze proibitive. Dal piazzale fuori dallo stadio. Dal piazzale fuori dallo stadio, insomma Thornton ha provato in tutti i modi a togliergli questo tiro, lui se l'è preso. E ha segnato dei canestri pesantissimi che anche nei tentativi di ricucire la parte della Fortitudo Bologna hanno ristrappato invece il risultato. Quindi diciamo un po' come ha detto Pillastrini in conferenza stampa, giocava contro Fantinelli, era il suo backup a Treviso, è cresciuto con l'idolo quasi
di Fantinelli e nel duello invece... Fantinelli che soffre da morire i giocatori che gli arrivano praticamente allo sterno, li soffre da morire, bravo Rota a far capire che questo è un punto debole del capitano. Si sta confermando uno dei giocatori più importanti di questo campionato, quantomeno nel girone rosso per statistiche, è preziosissimo a Cividale, cominciano anche a pensarci altre squadre, immagino. Vabbè, senz'altro, chiudendo la parentesi Cividale, Andrea, la partita con 100... Allora, la partita... Come te l'aspetti? Innanzitutto, la partita di Bologna, bisogna sottolineare che Cividale era senza un americano, Clark, e che Pepper ha prodotto 3 punti con, mi sembra, 1 su 10 dal campo. Sì. E quindi, quando una squadra in un campionato come quello di A2 si trova con una produzione di 3 punti dai due americani e comunque vince e convince ben oltre il risultato finale, perché il risultato possiamo dire che sta stretto a Cividale, cioè il divario tecnico che si è visto in campo è stato superiore, dimostra che veramente il gioco di squadra è di altissimo livello. E come dicevamo prima, la principale forza di Cividale, secondo me, è proprio saper cavalcare la tipicità dei suoi giocatori e farlo in un contesto corale che risulta superiore alla somma dei singoli. Detto questo, la partita con 100 sarà un'altra festa per la piazza di Cividale. Prima parlavamo della pressione, che è sempre pericolosa perché fa pesare la palla di più, invece Cividale vive sulle ali dell'entusiasmo, vive ogni partita come se fosse l'ultima e ogni vittoria come giustamente come se fosse un evento da festeggiare. Infatti probabilmente l'unico momento in cui ha fatto fatica in questo campionato è stato proprio dopo la vittoria di Udine, che è incappato in una serie di sconfitte, perché forse quello è stato l'unico momento in cui si sono sentiti veramente bravi, no? E altrimenti hanno sempre l'atteggiamento della squadra che vuole sempre dimostrare qualcosa di più, vuole sempre dimostrare che l'ultima vittoria, l'ultima grande prestazione non è stata il frutto di qualcosa di estemporaneo, della fortuna, del caso, ma di un grande lavoro e di una grande unità di intenti e di gruppo. Concetto, sarà una bellissima partita. Cividale è una squadra che ti fa giocare male, 100 è una squadra che invece è abituata a giocare bene, per vincere ha bisogno di giocare bene. E quindi se Cividale riesce a portarla nel suo campo, quello dell'intensità, appunto di giocatori atipici, che si muovono su più ruoli, lo dicevamo prima, cioè Miani da 3 punti lo rispetti o lo battezzi, Dell'Agnello lo rispetti o lo battezzi, Rota lo tratti come il super tiratore a questo punto perché ha messo 6 triple o fai un passo indietro per contenere di più le penetrazioni e dare fastidio sulle linee di passaggio. Cioè non è facile in questo momento scautizzare Cividale, Pillastrini è un maestro e un mago a cambiare le partite. Cividale ha vinto delle partite giocando praticamente 40 minuti di zona quasi a Forlì, e in tantissime altre partite invece ha sempre giocato solo a uomo. Quindi sarà una bella partita. Cividale ha tutto, secondo me, per battere anche 100. Ovviamente 100, lo dicevo martedì scorso, la squadra che gioca meglio, quindi può andare a sbancare Cividale. Però sarà partita. Una bellissima partita. Gran bella partita. En passant, al momento Cividale andrebbe nel girone azzurro, che è un qualcosa di inatteso all'inizio campionato, e ci andrebbe per il momento con il punteggio pieno, insieme poi a Torino, Milano e Agrigento dell'altro girone. E a proposito di Torino, però, che sta salendo e sta scavalcando Treviglio, ci manca poco, applausi anche a Cocciani, che ha vinto la 6ª di fila nel girone verde. È per Bacco. Grandissimo, grandissimo. Grandissimo Cocciani. Sì, sì, giustamente, lo seguiamo sempre. Stiamo parlando di un altro totem, nuovo Pillastrini, stiamo parlando di un altro totem. Ne abbiamo di allenatore. Assolutamente sì. Ultimo, ma non ultimo, ci siamo tenuti il cioccolatino, l'ultima grafica è su Ale Gentile. Giustamente, non poteva essere che così. Gentilissimo, d'altra parte, che dire, è un giocatore straordinario, punto e basta. Lo diceva in telecronaca, dicevi, no, ancora tempo, il tiro in allontanamento, cadendo indietro, magari qualche volta addirittura sulla mano che tira, di una difficoltà incredibile, ce l'ha solo lui. Se non sbaglia non lo marchi quel tiro lì, ma non c'è solo questo. Come si è calato nello spogliatoio un giocatore da Eurolega come lui? No, benissimo, è un ragazzo super, anche di Napoli, quindi a posto. Lui a posto. Ci troviamo, diciamo. E sì, come hai detto tu, quei tiri ormai sono i suoi, lo vediamo sempre noi in allenamento, quando l'ha messi anche nell'extra time contro Rimini, non eravamo sorpresi, diciamo. Cioè tu sai che farà quel movimento, comunque non lo riesci a marcare e ti fa canestro. È il suo.
Vi ricordate? Un po' di roba. Adesso ci arriviamo. Paragone calcistico, no? Che tu che sei anche grande appassionato di calcio, beh, oltre a me e Stefano. Arjen Robben. Sapevi perfettamente che avrebbe fatto quella Veronica. E non c'è dubbio, la faceva, faceva gol. Tra l'altro, Andrea ha una discreta somiglianza con Arjen Robben. È vero, è vero. Assolutamente, sono veloce uguale, ho lo stesso sinistro. Lo stesso anche, conto in banca. Anche e anche lo stesso conto, no, forse io qualcosa di più, devo dire la verità. Però ecco, a proposito di movimenti calcistici che uno si aspettava non riusciva a fermare, anche la sterzata di Milito. Guarda, cioè la sterzata verso il centro di tu che sei genoano, insomma la sterzata di Milito lo sapeva anche il custode dello stadio, Ferrari, però alla fine lo faceva sempre. E non ce l'avesse, non ce l'avesse. No, Gentile, abbiamo un'ora, vai. Un'ora supplementare. Dai un'ora supplementare su Ale, vai. Le cose di Gentile, no. Prima di vedere al volo quello che ha combinato nell'overtime, hai detto tu, Gentile è tanto altro, è anche una quantità di assist incredibile. Piacciono tanto a un giocatore su tutti, Brisco, che ormai ha capito che lui basta che taglia forte verso il canestro, la palla in qualche modo gli arriva, poi quanto è bravo Brisco a contenere i contatti lo sappiamo, si prende tantissimi end one, abbiamo visto Gentile ripetutamente, proprio sempre, subito, alza la testa, questa è una palla incredibile. Che arriva praticamente con il fax, anche se ormai è una tecnologia, con il fax non è male, tecnologia vetusta, ecco qua ancora, questa in transizione, con la difesa di Rimini che proprio fa difficoltà a leggere quelle che sono le sue intenzioni. Qui l'avversario prova a prendersi un fallo che non c'è, abbiamo parlato del tiro in avvicinamento, qui anche invece un tiro semplice, tra molte virgolette, in jumper, però l'abbiamo visto lottare anche tanto, per esempio al rimbalzo, in questo caso rimbalzo offensivo, segue l'errore di Antonutti, dopo il passaggio di Palumbo, davvero un giocatore a tutto tondo, che sa fare tutto, e qui per esempio serve benissimo Pellegrino. Ah, questa era una selezione molto interessante, 9 minuti del terzo quarto, lui serve Pellegrino, fallo, poi l'azione riprende con una rimessa, arriverà qui ancora un servizio di Gentile, vediamo la rimessa al volo, la lasciamo andare, ah no, qui c'è ancora un'altra rimessa, però sostanzialmente ancora palla che finirà poi a Gentile, che va ancora una volta da Pellegrino con un passaggio incredibile, fallo, terzo fallo, altra rimessa, praticamente si ricomincia e arriva addirittura il quarto fallo di Rimini che praticamente finito il bonus. Ha finito il bonus su tutte giocate di Gentile, questa se la va a prendere direttamente lui, sì. Con il fallo sul tiro, e praticamente, anzi segna pure il canestro, però sostanzialmente è un giocatore che tra assist e giocate ha praticamente ucciso una difesa in un minuto. Sì, anche perché c'è una cosa da notare. Prima Pietro diceva che Gentile, in sostanza, nella crescita durante la sua carriera, a un certo punto ha perso il tiro da tre punti. Perché in realtà quando era più giovane, Pietro, sicuramente ti ricordi, tirava da tre punti con più continuità. Poi proprio gli è cambiata la meccanica, anche in seguito a un infortunio, insomma. Mm-hmm. E quindi non è più un tiratore da tre punti continuo. Questo comporta che quando lui si trova sul perimetro, se notate, i giocatori gli lasciano sempre un metro di spazio, proprio perché hanno molto più timore di avvicinarsi, quindi invitarlo a mettere la palla per terra, e poi col fisico che si ritrova o ti batte o ti spinge e ti porta sotto canestro, e quindi stanno a un metro di distanza perché, diciamo, essendo una coperta corta, dicono piuttosto che guardi il canestro e non rischio il tiro da tre punti. Però lì lui è molto bravo a guardare il canestro per guardare i tagli. Infatti, se vedete, la maggior parte degli assist arrivano nel momento in cui lui è sul perimetro, ha l'avversario a un metro, lui tenendo la palla sopra la testa, ha un sacco di linee di passaggio, perché è pure molto alto, e guarda tutti i tagli. E quindi lì un adeguamento difensivo che cerca di speculare sull'aspetto in cui Alessandro Gentile è meno pericoloso, in realtà diventa un aspetto in cui Udine può trarre vantaggio dal fatto che lui sa passare la palla e guarda i tagli dei compagni. Pietro, sulla meccanica di tiro, vedevo che stavi intervenendo. No, lui ha avuto un problema al pollice, che è stato curato in maniera, diciamo, non corretta, e ora è un po' sversato verso l'esterno, quindi lui ha cambiato l'impugnatura e deve spostare questo dito, il pollice, verso l'esterno per tenerlo lontano dalla palla, altrimenti fa questa rotazione. E quindi, da un punto di vista tecnico, tutto questo comporta il fatto di dover cambiare tutta la rotazione, non solo della mano, ma anche del braccio, delle gambe, del bacino. È molto più semplice per lui partire da lontano, e quello che diceva Andrea è giusto, gli danno qualche metro
ma nel momento in cui il tuo avversario gentile dà qualche metro ad Andrea, è come dire: sono morto, mi hai ammazzato, perché lui parte e parte con quattro ruote motrici, quindi quei 3 metri, quei 2 metri che gli dai servono a lui per prendere velocità e quindi per avere il contatto fisico a favore, e lui è da quando era piccolino che accetta tutti i contatti fisici del mondo e quindi non è abituato, a figurarsi che giocando uno contro uno in qualsiasi campionato non riesce a battere il suo. Ecco, ci vorrebbero 2 giocatori, uno che lo pressa e l'altro che resta a 2 metri. Allora incomincerebbero a essere difficili, ma con la sua altezza, con le mani che ha, con i polpastrelli che ha, il passaggio che arriva da sopra i 2,5 metri arriva anche oltre i 2 difensori. Quindi è un rebus irrisolvibile, secondo me. Assolutamente sì. Ne ha parlato oggi, no? Sì, sentiamo, perché poi volevo vedere al volo le sue giocate nell'overtime, però sentiamo cosa ha Sentiamo detto cosa ha detto il il press presidente di su Monaldi, Monà, che esatto, altro grande giocatore di cui parleremo più non avanti. dimentichiamo. Allora, le regole del mercato della Serie A2 italiana prevedono 3 entrate e 3 uscite. Ci siamo giocati 2 jolly, lasciando uscire Mian e Mussini, che per motivi esclusivamente tecnici, e facendo entrare Monaldi, che io conosco bene perché l'avevamo trattato nel periodo in cui trattavamo anche Cappelletti e poi io deviai su Cappelletti, ma insomma Diego Monaldi non ha bisogno di presentazioni, è un giocatore che porterà e sta già portando molto fosforo in regia. È un giocatore che sa esattamente cosa fare e quando farlo. Per quanto riguarda Gentile, Gentile non ha bisogno di presentazioni. È stato un modo di rafforzarci nel posto in cui era uscito Mian, cioè in quel tipo di come ala piccola. Sta dimostrando che cosa vuol dire essere un giocatore di categoria superiore. Tutti noi presidenti ci riempiamo la bocca o ci riempiono qualche volta la bocca, piuttosto che la bocca, la testa, con abbiamo comprato quello di categoria superiore. Io in 9 anni che faccio il presidente di Serie A è la prima volta che vedo veramente un passo diverso, una visione diversa del campo e voglio aggiungere, è una persona con un carattere strepitoso, con un modo di fare da altissimo professionista che si è inserito nella realtà che lo ospita alla perfezione e che ha veramente un modo di fare tipico del grande campione. Adesso lui dice di essere al 50 per, al 60%, io mi auguro di averlo al 100% entro un mese e mezzo, insomma un mesetto. Ragazzi, il Il 60%, così, 60%. en passant. Veloce, il 60% di Gentile. Dai. I 4 canestri li mando semplicemente in play, ce li gustiamo perché qui abbiamo tutte le sue qualità. Partiamo dal 73 pari, Gentile che si prende la responsabilità, in questo caso passa sul blocco, canestro, tutto sommato, semplice, il primo, se così vogliamo dire. Poi l'asticella che si alza, qui gioca il pick con Monaldi, qui la difficoltà anche Biliardo, di segnare di tabella, qui geometria allo stato puro da parte di Ale Gentile, poi la situazione si scalda e lui si scalda ancora di più qui con la mano in faccia di Johnson, infatti poi lo guarda a mo' di sfida come per dire non basta nemmeno quella, e il quarto canestro che è quello decisivo, è quello più importante, 79-77, questa è una palla pesantissima, si eleva, rimane quel secondo e mezzo in aria, e poi la qualità del polpastrello, come dicevamo, con il canestro che si rivela poi decisivo. Non ha mai giocato in A2, tra le altre cose, nella sua Esatto. carriera. Non è che l'ambientamento sia stato così problematico, no, Martina? Questo stiamo parlando di un giocatore che non c'entra niente con la categoria. Cioè, obiettivamente, questo è un giocatore pronto per giocare l'Eurolega, non per giocare in A2. Ci fa tanto comodo, soprattutto ci fa comodo la mentalità con cui si è calato in una realtà molto diversa. Avremmo anche qualche grafica noi, no? Voglio Sì, dire, che ci ha preparato espariamo. Federico oggi la giornata. Ci perdonerà Federico se le mandiamo solo adesso. La media dei primi 3 quarti, qui abbiamo, perché comunque è stato il quarto quarto il tallone d'Achille per Udine, che ha avuto comunque 21 punti di media, 42% al tiro, 3 assist, palle perse solo 2,67, durata media dell'azione 17 e 4, non so se avevamo poi delle statistiche Ancora, anche ancora. oltre, Ultimo appunto quarto. quelle dell'ultimo quarto 10 a 21, e qui vediamo come le statistiche crollano, il 31% al tiro, gli assist 2, 6 palle perse, la durata media dell'azione che è diminuita,
e anche meno passaggi per possesso, ovviamente la valutazione che e poi abbiamo infine praticamente il commento pro e contro. Intanto vendemmia della Lazio 3-0 con il rigore di Luis Alberto, meritatissimo tra l'altro. I pro 20% da 3 alla seconda miglior tiratrice del perimetro del girone rosso, 49 rimbalzi e quello si è che puntato dicevamo forte. Prima, no? Ottima efficienza difensiva nei primi tre quarti. Contro appunto questo tempo di possesso medio troppo elevato rispetto alle altre big, e Sherrill in calo con una media di 15 punti, però Sherrill non di valutazione, anzi no, con un calo sì, drastico i punti di... ci infatti sono, è più quello che è preoccupa, la valutazione, perché che lui comunque ha accettato questo ruolo di entrare dalla però, panchina. Però vedevo, è vero, però i numeri certe volte dicono quasi tutto ma non tutto, non tutto. Tutto, tutto. I possessi importanti anche questa volta che Sean Sherrill c'era, voglio dire, se li ha giocati, se li ha giocati con los huevos, come sì, si dice in gergo. Io vorrei chiudere con un commento da parte di Ethan. La stagione, oggi il press ha detto il voto che dà alla squadra, 7 meno meno, dice non sono, si poteva fare di più, però io credo che obiettivamente, siccome si legge spesso di qua e di là la stagione è compromessa, chissà dove arriveremo con questa classifica, affronteremo le più forti magari con il campo a sfavore, secondo me, visto l'equilibrio che c'è nei due gironi, soprattutto nel rosso se vogliamo, ma anche dall'altra parte, secondo me è tutta da scrivere la storia. Assolutamente. Ma veramente, non perché tifiamo per le due squadre friulane, ma è così. Concordo assolutamente, siamo una squadra che è in crescita, credo che si veda, e a lungo termine secondo me stiamo lì. Cosa deve fare ancora? Cosa manca ancora all'APU? Secondo, al di là del fatto che col lavoro di Carlo si vedono dei miglioramenti, a mio avviso, abbastanza tangibili. Ma allora, Udine secondo me deve cercare di diventare più continua, no? All'interno della partita. È quello il miglioramento che deve fare, cioè evitare i momenti di blackout. In questo caso l'avete evidenziato prima con le statistiche, l'ultimo quarto ha visto 6 palle perse, 2 soli assist, 10 punti segnati che sono molto molto pochi, insomma è stato il quarto che ha rovinato una partita che fino a quel momento Udine stava meritando di vincere. Ma in generale secondo me, analizzando la stagione, dando un voto che poi insomma lascia il tempo che trova, ovviamente al presidente gliel'hanno chiesto e quindi ha dato il voto, quello che è mancato fino adesso a Udine è stato lo scalpo importante, cioè se Udine a parità di punti, quindi con la stessa identica classifica, però avesse battuto in casa Forlì e Pistoia e poi avesse perso invece due partite fuori casa, magari contro due squadre sulla carta meno attrezzate, si sarebbe parlato di calo di concentrazione, di calo di tensione, che bisogna affrontare tutte le partite con la stessa attenzione, e magari ci sarebbe un'atmosfera di maggior ottimismo. Invece il fatto di aver perso con le tre che gli stanno davanti e con Cividale che è subito dietro, secondo me ha depresso un po' le grandi aspettative che c'erano sulla squadra. Ma come abbiamo detto l'altra volta, questo è un campionato dove bisogna arrivare tirati a lucido con delle forti certezze tecniche e una grande forza mentale tra maggio e giugno, non a gennaio, non febbraio, ora. A dicembre è il mese in cui magari si fanno i primi cambiamenti, poi a marzo probabilmente si fa il cambiamento definitivo. E poi c'è la vera volata del campionato, perché la pallacanestro è uno sport di playoff. Secondo me una parte della negatività che magari si può essere vissuta fino a questo momento deriva dal fatto che non si è battuta nessuna delle squadre che stanno davanti. Tutto lì. Tra l'altro parlava oggi il presidente anche di una finestra di mercato, se ce ne sarà bisogno, che non è immediata. Quello che interessa all'APU, marzo-aprile, potrebbe essere preso in considerazione, non adesso. Siamo lunghissimi, non vi riesco a mandare il frammento del presidente che parla. Lo manderemo. Lo manderemo, dello screzio fra Palumbo e Vinetti. Ve lo dobbiamo come nota di cronaca, perché è successo, lo dobbiamo dire, perché non ha assistito alla conferenza stampa Palumbo, che è stato multato per il massimo contrattualmente previsto. Ma ci interessa il giusto, lo diciamo a fine trasmissione, conoscendo entrambi i protagonisti, sappiamo che il buon senso e lo spirito collettivo prevarranno, quindi questo è successo, questo riportiamo, ma la chiudiamo lì. Pronostico l'ho fatto io sulla prima fortitudine, pronostico su 100 l'ha fatto il nostro Andrea. E ti lo chiedo velocissimo, segno 1 o segno 2 in fortitudo APU?
Poi ci salutiamo, Pietro. 2. 2, perfetto, è lo stesso pronostico mio, non lo chiedo ai diretti interessati. Pietro, noi ci vediamo mercoledì prossimo, perché l'Udinese gioca lunedì, martedì tonight, mercoledì noi. Sì. A presto Pietro, ci vediamo fra poco più di una settimana. Ciao. Ciao Pietro. Ste, noi ci vediamo sempre. Come al solito. Bocca al lupo. Grazie. Continua così, perché è veramente un giocatore su cui assolutamente puntare. Non perché sei qua, se vedi le altre puntate lo diciamo lo stesso. Fidati. Martina, in bocca al lupo. Estendi i complimenti a tutte e a tutti. Grazie di tutto, grazie di averci accompagnato fino qua. Ci rivedremo non solo a livello audio in telecronache e quant'altro, ma anche in studio, perché Andrea Paderni in studio è veramente comodo averlo. Grazie per tutto. Grazie a voi. Grazie a voi di averci seguito. Ci vediamo mercoledì ore 21:15. Ciao.